Per l'incontro di oggi ho chiesto a questo ficus di accompagnarmi e lui mi ha fatto promettere che l'avrei innaffiato. Ecco, è il bonsai che vi dice quando innaffiarlo, quando ha sete, e dipende dalla stagione, dalla temperatura, dall'esposizione, se c'è vento o non c'è vento. È lui che vi dice di aver sete. Come ve lo dice? Ve lo dice col terriccio. Quando il terriccio comincia a essere asciutto, è il momento di bagnarlo. Vi farò vedere il modo più corretto in assoluto di bagnare il bonsai, ma qualsiasi pianta in vaso. Voi prendete il vostro bonsai e lo mettete in un vaso, in una bacinella che lo contenga. Dopodiché aggiungete acqua. L'ideale sarebbe l'acqua piovana. Se non avete l'acqua piovana, avete l'acqua del rubinetto. L'acqua del rubinetto è la peggiore acqua possibile. Cosa possiamo fare? Possiamo metterla in una caraffa prima di darla al bonsai, in modo che almeno il cloro si disperda. Riempite fino al bordo del vaso, senza eccedere il bordo. Dopo breve tempo vedrete che il livello dell'acqua si abbassa. E allora voi cosa fate? Andate a raboccare ancora, senza però eccedere il bordo del vaso. Questo è il modo di innaffiare il bonsai, il modo migliore. Dopodiché, una volta che il livello non scende più, avete raggiunto la saturazione. A questo punto sollevate il vaso, l'acqua in eccesso esce, e voi avete innaffiato il vostro bonsai nel modo migliore e lui è felice. Ma perché questo è il modo migliore di innaffiare il bonsai? Perché l'acqua, entrando dai fori del vaso e andando verso l'alto, riempiendo progressivamente il vaso e non entrando dall'alto, cosa fa? Spinge completamente fuori l'aria. Quando poi tirate fuori il vaso, l'acqua esce e a sua volta richiama nuova aria all'interno del vaso. Allora, questo è il modo non solo di essere sicuri di aver bagnato completamente tutta la zolla, ma di aver spinto via tutta l'aria vecchia esausta e di averla rinnovata completamente. Quindi non solo fate bere il vostro bonsai, ma lo fate anche respirare. In sintesi, non immergete il bonsai nell'acqua, ma mettete il bonsai e poi aggiungete l'acqua. Quanto tempo lo lasciate? Fino a quando il terriccio non è completamente zuppo d'acqua, quindi l'aria è uscita tutta. Ogni quanto innaffiare, ripeto, ve lo dice il bonsai, quando è quasi asciutto dovete bagnarlo di nuovo, quindi può volerci un giorno, una settimana, dipende dalle condizioni del tempo, della stagione e via dicendo. Soprattutto usate l'acqua migliore possibile. Potete comprare 5 litri di acqua distillata, aggiungendo 5 litri dell'acqua del rubinetto ottenete 10 litri di acqua quasi perfetta per il vostro bonsai. Ora, soltanto se avete acqua distillata o acqua piovana, potete fare questo al vostro bonsai, che sarà felicissimo. Gli fate la doccia. La prossima volta ci faremo dire dove vuole stare, dentro, fuori, ce lo dirà lui.